Eccoci qua di nuovo, ciao ragazzi in diretta, finalmente mi impegnerò a fare le dirette quasi quotidiane perché diciamo che con oggi comincia per noi tutto il nuovo percorso dell'allestimento della nuova stagione autunno-inverno, perché fino a sabato avevamo gli sconti col 50 più 20 che sono andati molto bene, ma da adesso in poi insomma cominciamo a proporre le novità. E come cominciamo? Beh, cominciamo facendovi vedere un nuovo brand che abbiamo inserito per questa stagione di sneaker, anche se ormai la sneaker è stata sdoganata, viene utilizzata 350 giorni all'anno su 365, come dico io, quindi proprio viene usata tutti i giorni. Però una sneaker nuova, un brand che si chiama Two Star, due scritto Star, attaccato, si caratterizza per avere questo logo, quindi una doppia stella, le due stelle, col concetto di averle o tono su tono o comunque in contrasto. Sono scarpe made in Italy dalla forte forte personalità, quindi comincio facendovi vedere un prodotto semplice, pulito, che può concludere e completare tutti gli outfit di noi uomini, insomma, ed è un brand che dicevo made in Italy dalla forte personalità, ma soprattutto ragazzi molto trasversale, da indossare con un jeans, da indossare con un pantalone un po' più elegantino. Ma cominciamo a vedere, vi farò vedere anche, siccome me ne sono arrivate intanto due modelli, anche le nuove Peteré, che hanno una forma molto asciutta, pulita, in pelle un po' più rigorosa, se vogliamo. Cominciamo a salutare un po' di amici. Saluto Piera, Barbara e Caterina. Abbiamo Caterina di giusto. Però ho un problema con la... Vediamo se sono giusto. Vediamo se non ho sbagliato la pagina. Cristina, scusami. Vediamo se ho fatto confusione. Puoi verificarmi se sono... C'è anche mia sorella. Ve la faccio vedere. Ragazze. Se sono collegato nella pagina giusta o meno. Mi vai tu a vedere un attimo, perché sono tutte donne. Mi sembra un po'... Vi chiedo scusa se ho sbagliato, dovrò chiudere e ricominciare da Dodo Sport. Vediamo cosa ho fatto. Il bello della diretta, ragazzi, non arrabbiatevi, eh. No, 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 sei su Dodo Sport. Ah, no, sono su Dodo Sport. Mi sono meravigliato di avere tante donne. Quindi saluto anche Sara, saluto Chris, Caterina e Barbara. Allora, continuiamo. Intanto io saluto le donne. Cristina, ciao. Chiudimi. Bene. Ragazze, continuiamo. Scusate questo intermezzo un po' divertente. E cominciamo a far vedere scarpe. Partiamo dal modello secondo me più iconico. Tutta pelle, vedete che sono scarpe molto leggere, sono scarpe dalla pianta anche abbastanza larga. Quindi presento un modello asfalto, come lo chiamo io come colore, si caratterizza per avere la suola bianca, un po' così diciamo effetto vintage, quindi con l'effetto un po' rovinato, e anche viene ripetuto, ripreso anche sul laccio come concetto, una scarpa molto facile, una scarpa da jeans, ma che sta molto bene per esempio con i jeans di G-Star che abbiamo inserito quest'anno, quindi per la prima volta abbiamo un brand di jeans, ragazzi, e ve li farò vedere nella diretta di domani, ma oggi parliamo e concentriamoci su queste bellissime scarpe. Quindi versione grigia, molto facile, immaginatela con un pantalone scuro, un pantalone, un denim, quindi un jeans, ma anche un pantalone un po' più rigoroso. La cosa importante è che hanno una bellissima vestibilità, internamente, ve lo faccio vedere, sono pensate per essere comode, perché questa è la soletta interna, completamente in pelle, guardate lo spessore, con l'ammortizzazione, per esempio io l'ho indossata tutto il weekend ed è una scarpa molto facile, che mi ha comunque, io ho piedi piatti, pianta abbastanza larga, non ho neanche sofferto troppo il caldo. Cosa importante ragazzi, è una scarpa leggera, se c'è pioggia non c'è problema perché è tutta pelle, guardate che bella con l'effetto vintage. Quindi ve l'ho descritta un po' così nella qualità, ma adesso sarò un po' più veloce nei colori, quindi base grigia. Questa è la scarpa che io adoro perché è una scarpa base denim, guardate che bella, con l'effetto un po' sembra rovinato, quindi la pelle è una pelle un po' martellata, vediamo se riesco a farvi vedere da vicino il dettaglio. Si caratterizza questa per avere le fasce lungo, diciamo, i fori dei lacci con questo inserto beige, molto filante, è una scarpa comunque morbida, guardate anche la morbidezza nella parte posteriore. E questa è la scarpa che io alzo il piede così ve la faccio vedere. Molto leggera, molto morbida, viene indossata lasciando il laccio aperto perché ha il nodo nella parte finale, per essere appunto così un po' molto modaiolo. Volendo si può aprire, diciamo togliere il nodo perché è solo abbozzato, e tenere la classica allacciatura. Questa ve la presento nella versione denim, con l'effetto così un po' incrostato, lo chiamo io, guardate che bello, molto particolare, con l'inserto beige e la suola sempre con l'effetto un po' vintage. Terzo colore,
partiamo con un grigio con l'effetto laterale. Quindi questa nuova diciamo versione, non tutta in pelle ma con l'inserto scamosciato in nabo davanti, qui abbiamo la versione grigia scura con le due stelle con l'effetto un po' rovinato, quindi l'evoluzione non è proprio la classica pelle non lavorata. Qui abbiamo la versione grigia con le due stelle chiara e scura, l'inserto frontale in scamosciato leggermente lavorato con l'effetto vintage beige e anche i due lunghi lateralmente. Ve la faccio vedere anche dall'altra parte. Ricordo sempre la morbidezza del tallone, quindi una scarpa facile, per esempio questa diventa molto bella con tutti i pantaloni scuri, le base dei grigi, le base dei blu, sono colori molto facili. Vi faccio vedere vicino i due colori, abbiamo il colore denim ed il colore grigio, quindi due colori che riprendono un po' le famiglie del nero o le famiglie del blu. Proseguiamo adesso invece con due modelli storici di questo brand, il nuovo brand Two Star. Quindi la classica bianca completamente in pelle che viene affiancata alla grigia precedente che vi ho fatto vedere, eccola qua, quindi una scarpa molto facile. Qui abbiamo un total white con questo bellaccio marrone che gli dà un po' di vita e l'effetto leggermente vintage che vedete diciamo lateralmente, frontalmente, l'inserto grigio posteriormente, una scarpa molto facile, molto morbida, questa è tutta pelle, quindi diciamo che il total white, tutto il completamente bianco è stato sdoganato per tutto l'inverno, quindi l'uomo indosserà tante scarpe bianche. Cosa importante, all'interno di ogni scatola c'è il doppio laccio, quindi un laccio qui abbiamo marrone, ma volendo abbiamo un laccio di secondo colore per rendere più neutra la scarpa. Cosa importante, abbiamo le due stelle, le Two Stars, una grigia e una bianca, tono su tono. Per completare questa offerta abbiamo la versione alta, guardate che bellezza, quindi sempre con effetto bianco, lateralmente, in pelle, molto facile da indossare perché abbiamo la zip, ve la faccio vedere, quindi anche per chi ha il collo più alto, sono il bello della diretta, ecco qua, possiamo calzarlo bene. Qui abbiamo diciamo un'enfasi un po' più sull'essere rovinato, un po' più enfatizzato, con la parte beige davanti proprio in colore asfalto, le due stelle, una beige e una verdona, ed il laccio completamente verde che gli dà veramente un tono così modaiolo, in quanto questa tonalità di verde è un verde molto presente in diverse collezioni, da Harmon & Blaine, Aeronautica per esempio. Cosa bella, abbiamo la zip per facilitare la calzata, una scarpa facile, una scarpa morbida ragazzi per camminare, che fondamentalmente non ha stagionalità, noi l'abbiamo inserita per l'inverno, quindi le due basi bianche con le stelle, quasi una tono su tono e una verde nella versione alta, molto bella, la versione bassa fatta in questo modo con laccio marrone e le due stelle laterali grigia e la bianca tono su tono. Ricordatevi che all'interno di ogni scatola c'è il doppio laccio. Ecco, scusate, la mettiamo via così. Vi faccio rivedere la grigia, che è la pelle, diciamo, pulita, la più facile di tutte, quindi contro la pioggia molto bella, molto pratica. E le due, come le chiamo io, in crosta, perché hanno l'effetto così un po' rovinato, anche se non è corretto, base grigia per andare a prendere un po' tutti gli outfit col nero, con i colori grigi o asfalto, o le basi denim e i blu con questo colore. Eccoci qua. Adesso ragazzi devo salutare un po' di amici perché vi ho trascurato. Allora, siete in tanti, devo salutare, mamma mia. Allora saluto Sara, saluto Luca, saluto Carlo, Simone, Sebastiano, Paola, Luigi, Diego, Jeanette e Thomas. Ragazzi, io intanto vi ringrazio perché siete in tanti, dopo questa diretta, dopo tanto tempo che non facevo, 2 settimane quasi, insomma, ma volevo avere novità. Adesso quotidianamente vi darò degli input sulle nuove collezioni. Veniteci a trovare perché queste scarpe sono trasversali, non hanno problemi di temperature, intendo dire, sono proprio da indossare da adesso in poi, hanno una forte personalità e sono soprattutto di qualità per la calzata. Vi rubo ancora 2 minuti facendovi vedere i primi 2 arrivi delle scarpe di Peteré, un prodotto made in Europe, questo non è un made in Italy, ma è fatto molto bene, una scarpa molto più minima, quindi si avvicina molto di più all'idea di Peteré, dei gusti minima, dei tessuti tecnologici, dell'idea del minimalismo ma confortevole, del comfort e della qualità.
una Total White, guardate che bella, con questo inserto posteriore verdone, vedete come questo colore verde, là vi dicevo del laccio, qui ce l'abbiamo su una scarpa più rigorosa. Questa è una scarpa che non presenta, voglio dire, lavorazioni particolari che rendono vintage la scarpa, ma la rendono molto molto pulita. Nella versione Total White con la parte posteriore in verde, o nella versione Total Black, quindi tutta nera col contrasto della soletta, e anche posteriormente nera. Una scarpa Total Black come questa non è semplice da trovare sul mercato. Per chi ama essere veramente con un gusto minimal, sono scarpe facili da indossare, si possono utilizzare primavera, autunno, inverno ovviamente. Non sono delicate perché sono tutte in pelle. E cosa importante, hanno una suola a cassetta che quindi isola molto bene anche magari dal terreno freddo e nei mesi un po' più freddi. Quindi un gusto minimal. E qui abbiamo invece tutta la proposta della scarpa, così, della nuova sneaker un po' evoluta. Quindi ragazzi, oggi è una diretta veloce, domani vedrete che belle novità vi porterò a far vedere, perché con domani allestiamo un po' tutto il negozio. Saluto ancora Giuseppe che si è appena collegato, ciao Beppe, vienici a trovare, tienici, guardaci Beppe, perché abbiamo tante cose e tu che hai la taglia così un po' particolare, vienici a trovare subito, perché le tue taglie ci sono, ho bellissime cose per te. E ti aspetto, magari di sabato, e ti offro anche il caffè. Saluto anche Matteo e Stefano che si sono appena collegati. Ragazzi, buon pranzo, guardate questa sneaker, adesso troverete il video ovviamente nella pagina Facebook, ma le posterò anche come, come si dice, come un post e non come video e basta. Ragazzi, grazie, buon pranzo e ci vediamo domani per un'altra diretta, magari chissà anche stasera, non lo so, vedremo. Ciao ragazzi, grazie e buon pranzo.